credo che se facciamo bene da squadra faranno bene i tre davanti, faremo bene in mezzo e faremo bene dietro. Dal momento in cui anche solo un reparto sarà scollegato, io credo che qualche problematica potrà venire fuori. Quindi io credo che il giocare da squadra debba essere assolutamente la priorità di questo Frosinone. Il Pisa sicuramente mi aspetto una squadra sicuramente molto motivata, perché comunque arriva da una retrocessione, ha bisogno di creare feeling con una tifoseria comunque importante come quella di Pisa, e quindi mi aspetto sicuramente una squadra che cercherà in tutte le maniere di far la partita, perché dispone, ripeto, di giocatori che l'anno scorso hanno fatto già la categoria, quindi sono giocatori, faccio un esempio, il reparto offensivo, Eusebi, Negro e Peralta, sono giocatori che hanno un attacco di tutto rispetto, senza nulla togliere al centrocampo, perché hanno centrocampisti come Bunker, che conoscete molto bene, come Di Quinzo, hanno giocatori di categoria, Risulso, quindi non sto io a elencare la qualità del team, quindi per noi sarà sicuramente un avversario da prendere sicuramente con le modalità.